Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati. Io sono Gioco e Basta e lui è Getsu. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, dopo che abbiamo passato quell'area, questa qui, sotto la superficie, diciamo. Siamo andati anche qua. Solo che qui, dove c'è quel vaso gigante con quei tre guerrieri rossi, non è ancora cosa. Sono troppo forti. Troppo. E io sono a livello 50, eh. Quindi, vabbè, proseguiamo. Vediamo. È uscito questo segnale qua, il portale che ci ha dato quello. Quindi andremo a vedere cosa c'è qui. Quindi dobbiamo andare qui dall'albero, perché io da qui mi sono teletrasportato, così vediamo pure quest'altro pezzettino di zona qua e poi andiamo qui sopra. Poi volevo vedere un'altra cosa pure. Io prima, dietro, mi sono buttato anche qua dentro. Qui dentro c'è un guerriero, sempre rosso, che ci sfondava il culo. E questo? Questo? Ah, we meet again after all. Ah, il I apologize for mago! any offense given by my son. What do you need? Allora, ho sconfitto Ah, Godric. you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormveil, didn't we? Sì. Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Che mi dai? Striscia di Roger più 8? C'è una spada! E c'è pure un potere, adesso la vediamo As you subito! might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. Non No posso. need to be polite. I've no use for it anymore. Cioè, inutile. Riguardo a D, chi è D? Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a Ok, time, quello con la maschera, bound by io our manco. exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the Curse Mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person, and if they were like you, all the better. Prende abilità. Ma sì, io queste qua le ho prese, che me le sono comprate quando l'ho incontrato la prima volta. Vabbè, comunque vediamo sta spada. Più 8. Ah, e c'è la cosa magica. No, andrebbe. È a più 8, cioè, quindi non è che. Però è bellissima, eh. Striscia di Roger più 8. Critico. Falange di scintillama. Abilità di cavaliere incantate di carica che genera un arco di piccole cinti spada. Attacco automatico. Con un secondo attacco colpisce in affondo. Sì, è bella, però. Non convince, non convince. Andiamo a vedere. Allora, dicevo, io qua sotto. Adesso mi ci butto. E vediamo. Eccolo qua. Pezzo di merda, vieni qua. Bastardo. C'è ancora rompe i coglioni, eh. E dai. Muore, bastardo.
Abate lingua buona, ci ha dato un rimedio del dito. Lingua di provocatore. Questo. Ah, e poi ci fa uscire. Allora, equipaggio, sì. Inventario, vediamo cos'è sta lingua. Attira gli invasori, capirai. Cioè, uno viene qua per farsi il culo con questo, per prendere queste due cagate. Sì, ok, poi niente, quando io sono venuto la prima volta che mi sfondava il culo, sono andato qui. Qui dentro c'è un'altra stanza. C'è un vecchio morto, non lo so, sul letto. Eccolo là. Sì. E ti dà un bastone per maghi comunque. E basta, poi non c'è altro. Poi non c'è altro. Ok. Quindi teletrasportiamoci e andiamo dove dobbiamo andare. Torno all'ingresso. Torniamo all'ingresso. Ok. Ma quello sarà. No, è sempre lì. Bene così. What is it? The map indicates where the gateway will lead you to Garank. Mm. A questo? Ancora non te l'ho trovato. Sì, sì, sì. Vabbè, se la trovo. Se te la trovo. Vabbè, quello niente. Abbiamo fatto tutto. Niente, se mi posso riposo, così mi ricuro. Ci ha dato pure un cazzo di anime quel cazzi di coso rosso là di merda. Ok. Vamos. Damos, eh? Dov'è? Qui. E qui dobbiamo andare. È solo che per andare qua mi devo teletrasportare di nuovo qua. Cioè è impossibile che c'è soltanto sto salvataggio per tutto sto pezzo d'aria. Ci deve essere un altro salvataggio, eh. Pozzo sul fiume. Galleria di cristallo di Celia. Ma sta galleria è. Ah sì, questo è dove ci ha teletrasportato il COS. Sarà mica qua la strada per prendere sta mappa, perché da qua no. Qua non me l'ha fatta fare. Sì. Qua non me l'ha fatta fare. Qua mi fa andare qui dove c'è il vaso gigante con quei tre cazzi di guerrieri. E niente, ragazzuoli, dove andiamo? Andiamo qua e vediamo il da farsi. Vediamo cosa si può fare. Pronti. Allora. Mezzo al bosco. Io voglio salire di qua. Quindi seguiamo la strada. Se si può chiamare strada. Ah, ma pure le ampolle mi devo. Sì, vabbè, dai, lasciamole così per il momento.
Lissù. Capa. C'è una statua. Cazzo, stai a vedere che c'è. Che... Ma che è? Hello? Is anybody there? Sì, ma... ma dove cazzo sei? A me. Non è che quello là che sta parlando. A vedere. Questo voglio. Chi sei? Oh. Ma che sei? No. No, the help is very much appreciated. Even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me. Kenneth Hite. Next in line is the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished. I would have a boon of you. Dica. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool and plumb mad took it. Sì. What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Oh, I see. Fret not. The great Kenneth Hite is known. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's treaty. Ah, sì. Quindi? Now allow me to furnish you that I would take great care to avoid Godric's tarnished house where I am your shoes. That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of ground. Honestly, Godric's nothing more than a jumped-up country bumpkin. Lord, don't make me laugh. First, he hid himself amongst the women folk to flee the capital, then hid from Radahn, and then he insulted Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man. Has he no shame? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. You almost wouldn't know it to look at him. I almost feel sorry for the chap, the more I think of it. Yeah. Ah, basta, finito, ok. A sud di Tetrobosco, margine di Tetrobosco, sarà questo. Il suo castello sarà questo qua. Sud, sì, però io, bello, io c'ho pure questo qua da fare. Cazzo. Mo vediamo. Questa è la parte di sopra. Oh! Mannaggia la puttana! Ma come cazzo fa? Ma poi avevo premuto il doppio salto, non l'ha fatto. Cioè, vuol dire che quando cade, cade, punto. Comunque io vedo l'immagine un po' scura qua, eh. Mo fammi vedere. Di regolare l'immagine. Mo è giorno e si vede più luce. Cioè, quando è notte è troppo buio. Boh, non lo capisco io sto cazzo di gioco.
Quindi io ero là sopra. E devo andarci di nuovo, devo prendermi le anime, cazzo. 2000 e passa anime, mica bruscolini. Dove sono le anime? Sotto? O sopra? Cazzo, me la lasciate sopra, stai a vedere, qua non le vedo io. Sì, sì, sta buono tu. Ok. Ah, qua e le tombe. Aspettaci. Ma lo prendiamo, lo prendiamo quell'altro oggettino là. Prendiamo becche e rune. Ricettario di Fëanor. Dove sta sto cazzi ricettario? Sei messaggi. Sto niente, niente. Allora, espandere la parte di creazione, vaso del sonno. Beh. La mappa del fiume sopra. Ah, questo, il bavone non gliel'ho consegnato al mago. A quello là... Vabbè, poi glielo porto. Va bene, proseguiamo. Guarda là, di qua si sale, te ti fa fare tutta sta. Quella è la torre, no, quella è un'altra torre, non so che cazzo è, un'altra struttura, o è quella là invece, eh no. C'è una torre, un'altra struttura. Mamma mia, è immenso. Vabbè, io scendo qua. Vai piano, ronzinante. Buttati. Bene così. Ok. Qua si scende pure. C'è qualcosa. Eh sì, questa è la strada, forse qua c'è. Da qui devo andare. Scendendo da qui e seguendo questo fiumiciattolo, ma. Cazzo, c'ho un orso.
C'è un orso. Lì c'è qualcosa da prendere. Facciamo così. Ma sveglio, sì. Quindi come scendo mi vede e mi rompe il culo questo. Però intanto c'è da prendere qualcosa là. Cazzo, orsi, lupi! Ma vaffanculo, va! Per una runa di merda! Ah, stanno combattendo i lupi! Aspetta un attimo, E vattene a fanculo! Pezzo di merda. Ehi, vi ho aiutato e mi rompete pure il cazzo. Ed è così. Ora andiamo di qua, andiamo a vedere. Ui. Terza chiesa di Marica. Zitto, zitto, zitto. Lacrima ci aumenta la potenza delle cure. E questo? Ampolla di balsa, eccolo! Le lacrime di cristallo si trovano nella base degli alberi madre minore e altrove dell'interregno. Presso i luoghi razia può scegliere le lacrime di cristallo in una ampolla, può sciogliere in un balsa protentoso ottenendo elisir con effetti specifici. Lacrime di cristallo Gremisi, ampolla di balsamo portentoso. Ah, finalmente l'abbiamo trovata. Io ce n'ho un bel po' di ste cose da mettere in questa ampolla. Mo' vediamo. E c'è il gigante. Siedi un attimo, così ti ricuri. Parla con Melina. Miscela balsamo portentoso. In questo menu puoi sciogliere due lacrime di cristallo nell'ampolla di balsamo. Questo permette di creare elisir con effetti specifici. Ripristina metà dei PV totali nel balsamo. Ripristina PV per un periodo nel balsamo. Incrementa brevemente il vigore nel balsamo. Incrementa brevemente la forza nel balsamo. Potenza gli attacchi caricati. Riduce significativamente i danni nel balsamo. Quindi, allora, ripristina metà dei PV, il 50%. E incrementa la forza.
In realtà chi potenza di attacchi caricate per noi questo. Quindi non ho capito. Sarebbe ampolle. Allora, incrementa, aggiungi la carica innanzitutto. Usa 3 semi d'oro. Ah no, questi non ce li ho. Questo, la lacrima. Perfetto. Distribuisci. Facciamo così. Ok. Ma io non ho capito sta cosa. Seleziona lo slot di misura. Questi due. Ripristina PV per un periodo. Come cazzo si fa? Non lo so, rune, cenere. Parliamo con Malin. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? Very well. In Marika's own words, my lord and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from ye will wage war in a land afar. Well, perhaps that might serve you. Cioè, questa ci racconta storie che non si capisce proprio un cazzo di niente. Vabbè, comunque. No, solo per vedere, ma a posto. Memorizza incantesimo, miscela balsamo. Miscela balsamo. Spiegazione. Basta, solo questo mi dice. Ma vaffanculo, miscela balsamo portentosa, incrementa. O è in automatico, si fanno in automatico queste cose. Vabbè, io adesso me ne esco e vediamo che cazzo succede. Stato. Non c'ho un cazzo. Inventario. Ah, ecco, la uso. E quindi la devo equipaggiare. E infatti è equipaggiata. Quando la usi ti fa quei due benefici, ti dà. Tutto chiaro, tutto chiaro, tutto chiaro. È tutto chiaro adesso. Questa qua, se una maggiore. Ah, se usato, una maggiore equipaggiata. Cioè, quella che ci abbiamo noi. Poi questa la mettiamo. Questa devo prendermi il drago quando sarà. Ma dovrei andare pure al mausoleo, per vedere che cosa fa al mausoleo sta cosa. E alla tartaruga. Comunque, qua abbiamo fatto. Adesso c'è qui. Oltre a quello che ci ha chiesto quell'altro demente, il castello, se è questo qui non lo so io, ma penso di sì, la zona sud è quella, questa è tutta nord, qua c'è un'altra struttura, noi eravamo qua, cazzo ci si poteva pure andare, vabbè che poi ci vado da qua. Margine. Ah, questo sarà quello dove quello con la maschera mi ha detto di stare alla larga, forse. Comunque, noi dobbiamo andare lì. Qua. Ci
Ci mettiamo un segnalino. Via. Vamos. Oh, faccio secco sto gigante, eh? Faccio da un po' d'animelle. È già morto. Bene, così. Stavi qua a pascolare da solo. Mi dispiaceva. Eccoci qua. Raggiungila. Vediamo se è fattibile. Sì, è troppo scuro la cosa qua, eh. È troppo scuro. La mettiamo normale e vediamo che ma no. No, non ci posso venire qua. Santuau. E quello? Intanto io salvo. È un amico o amico? No, è un amico. Consegna le radici mortali. Ah, questa qua che ho. Se le mangia. I miei occhi mi artiglie. Sigillo artigliato. Cazzo, frecce arco. Novità, occhio della bestia, una chiave. Occhio artiglio. Ne voglio ancora. Ok, allora uno è una chiave. Dicono che tremi nei pressi delle radici mortali. Dicono che tremi quando è vicino alle radici mortali. L'iride viola scuro si contrae come se fosse viva. Non sono sazio, voglio. Ah, ok, questo. Quando sono vicino a una cosa di questa, quest'occhio però lo dovrei mettere come equipaggiamento. Mentre quell'altro, questo qua, sigillo. Cazzo è? Sacro sigillo, impatto.
Fede 10, potenza agli incantesimi bestiali, ok, non ci interessa. Ho capito, ma... Quindi solo questo è qua, beh. Gli devo portare ste cose. Bene così. Ma poi qua... Sta zona... Che è sto coso? Cazzo, ma... Christopher! Vogliamo fare la prova? Se ci sfonda il culo... Non ci attacca. Maledetto! Arca la troia! No, questo mi ha dato un colpo solo e ci ha sfondato il culo. Oh, e volevo provare. No, e che cazzo, allora qui una botta sola mi ha dato e ci ha distrutto. Però se non lo attaccavo lui non mi diceva nulla, io l'ho attaccato solo per questo, perché qua c'era il salvataggio vicino. Senti, bello, non ti conosco, non ti disturbo, non ti dico niente. Tanto tu a me non mi stuzzichi. E io non stuzzico te, eh. Ma questa è come quella zona di merda che mi ha teletrasportato la trappola. Che cazzo! No, questo mi sfondano, guarda là! No, non è zona nostra questa, dai. Sono troppo forti. Ma poi che cazzo sti nani di merda. Non è zona per noi, dai. Abbiamo capito. Ce l'hanno già fatto capire all'inizio. Dice, meglio che te ne vai, che qua te famo il culo. È inutile proseguire, ragazzi. Qua conviene venire molto più in avanti. Un alberello. Zitto, 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 che qua è una trampolla, C'è una trampolla, un altro seme. Seme d'oro. Per farne uno me ne servono tre adesso. Guarda. Bastardo di merda. Cazzo se sono tosti. Cazzo se sono tosti. Santuario. No, lasciamo sta.
Ma lasciamo proprio sta e andiamo a farci il coso là, quello che ci ha chiesto il favore qua, sto coglione. Quindi da qui scendiamo in giù e secondo me il castello è questo qua. Via, via, lasciamo perdere. Non è cosa nostra lì. Quindi adesso mi porto là sotto, mi reco al castello e boh, poi ci salutiamo e proseguiamo un altro giorno. Boh, più chiaro, si vede di più, l'illuminazione era troppo scura. Riposate, così ti ricarichete tutto. Ampolle, vediamo, tre semi. Beh, ne ho due allora, me ne manca uno. E via. Infatti potevo provare pure quell'ampolla lì, eh. Ok, scendiamo. Quello è l'albero minore. Vediamo qua se esce quello che gli mi fa seguire i passi. Vediamo dove cazzo ci porta quest'altro. Ah, questo è un orso piccolo. Oh, massacriamo. State zitto. Altro. Questi piccoli, bene o male. Dove mi porti? Che là c'è quello gigante. Non mi dire che mi stai portando alla mappa, ci sono già stato, eh. Cazzo mi sta a portare. Ma dove ci sta portando? Ma che mi porta all'albero? No, mi sono da tutt'altro lato. C'è la statua di Marica. Quindi se muoio riparto da qua. Va bene. Qua dentro. Qua dentro. Porca la puttana, un orso ancora più grande degli altri. Questo è gigantesco. Cos'è qua? Rovine di Tetrobosch, c'è sta bestia di orso? Cioè, quello mi ha portato qua perché io devo sbattere st'orso? Sento pure ululare. Zitto, 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 qua c'è un baù.
Piace la facciatura per due. C'era di seconda. Poi un lato strano, sembra. Vedi? Ma non sembra un lato di un lupo. Sembra un lato di qualcuno che lo fa apposta. Cristo santo, qua è gigantesco. Ah, è messo lì, là c'è una scala che mi fa scendere sotto, vedi? Ora è chiaro, quindi devo scendere là sotto. Va bene, allora lo sfondiamo. Se ci riusciamo. E ancora sento ululare. Ma mi prendete per il culo? Vabbè. A meno che non è, l'ululo non viene da là sotto. Usiamo pure sta molla e vediamo, eh. Mortacci tua. Vai, stonato. E muore, va. Bene così. Grande, miei lupacchiotti. Boh, andatevene pure. Grazie dell'aiuto. E sento ancora l'uno là. Vediamo qua sotto. No. Talismano Ascia. Inventario. No, scusa, eh. Potenza di attacchi caricati. Va bene. Ok, e niente, ragazzi. Vabbè. Diciamo che abbiamo fatto questo, ci salutiamo qua, perché già ci siamo allungati. E poi riprenderemo da qui per andare a vedere sto castello che ci ha detto quel nobile di andare a trovare. Tanto abbiamo fatto un bel po' di cose. Ok, dai, niente, un saluto da Chiezzu. Iperpotente, c'ha l'aura rossa, sembra un super Saiyan di quarto livello. E da gioco e basta. Alla prossima, raga.